Allora, se posso fare due battute a premessa, la relazione di Walter che condivido o solo un'aggiunta problematica ai suoi scenari interroganti ed è che dovremo anche prestare attenzione al referendum scozzese del 18 settembre, anche perché rispetto alla nostra cultura politica italica è un referendum interrogante, nel senso che è rovesciato, è una secessione socialista rispetto alla oligarchia finanziaria e quindi rispetto allo scenario che ha tratteggiato Walter, c'è una dimensione di territorio che dice non ci sto se cedo. Ovviamente capite perché uso questa provocazione rispetto alla cultura italica, perché noi per 20 anni e ancora oggi abbiamo a che fare con alcune questioni territoriali aperte. Dopodiché la battuta è molto semplice, erano anni che non mi capitava, ma credo che non capitasse anche a voi, di iniziare un seminario con il tema la questione internazionale e i nostri compiti. Si iniziava così, se ben mi ricordo, quando io facevo sociologia a Trento, in cui il problema era ovviamente una dimensione dei conflitti e degli scenari diversi, ma condivido, vorrei essere chiaro, al di là dell'ironia storica, che oggi come oggi è stato opportuno iniziare con una relazione di scenario sulla questione internazionale. Seconda battuta che mi permetto, ho accettato volentieri l'invito di Walter e vostro, anche perché io sono uno che deve molto a questo territorio, essendo stato Pesaro per me il territorio di formazione. Io ho studiato a Pesaro e sono stato a Pesaro fino a 18 anni prima di andare a sociologia a Trento e quindi ovviamente mi sento legato come tutti quelli che hanno avuto un rapporto col territorio di formazione rispetto a questo. Non sono marchigiano, sono valtellinese, quindi poi sono stato a Pesaro perché ero uno di quelli di Villa Marina, lo dico ai pesaresi che quindi capiscono perfettamente questa cosa. Fatta questa premessa, la mia relazione, che è problematica perché ovviamente subito voi avete detto beh, almeno speriamo che nella seconda battuta ci siano alcuni segnali di speranza, ovviamente, e come voi potete capire è molto più facile per tutti noi in questo momento dipingere gli elementi problematici della crisi, è un po' più difficile cercare di dire come se ne esce. E io credo che il ragionamento debba essere sviluppato ragionando su 3 metamorfosi. La prima, che spiegherò, che vi riguarda direttamente, riguarda molto questo territorio e questo modello produttivo, la metamorfosi dal fordismo al post-fordismo, perché voi siete dal mio punto di vista un laboratorio del modello produttivo post-fordista e non fordista. 2, seconda metamorfosi, la crisi come metamorfosi. Io sono dell'opinione che la crisi non è un attraversamento per tornare a situazioni precedenti, ma è una metamorfosi profonda, oserei dire antropologica, dei modelli culturali, dei modelli produttivi, dei modelli di rappresentanza. Terzo punto,
la metamorfosi del sindacato, che credo che vi interessi, la mia opinione rispetto alla metamorfosi del sindacato. Parto dal primo punto, dalla prima metamorfosi, la metamorfosi dal fordismo al post-fordismo. L'ultimo libro che ho scritto, che è Il capitalismo infinito, in cui la cosa importante è il trattino, cioè prendo atto che c'è una parte di modello capitalistico che è finito dentro una dimensione infinita del modello produttivo, del modello capitalistico e della sua ristrutturazione. La relazione di Cerfeda dà il quadro internazionale delle ristrutturazioni in atto dal punto di vista produttivo. Però il capitalismo infinito l'ho scritto come chiusura di un altro libro, che è quello che credo per cui sono un po' più noto, che io ho scritto Il capitalismo molecolare. L'ho scritto negli anni 70. Negli anni 70, iniziando la discussione della crisi del fordismo, e tanto per capirci, in un ultimo dibattito che ho fatto con Tronti, che magari a voi dice poco, ma insomma l'autore di Operai e Capitale, quindi con tutto ciò che questo significa, il ragionamento con Tronti, che fondamentalmente verteva su un grande quesito nella società moderna, che comunque la società di oggi è una società divisa in classi senza più lotta di classe. Con tutto ciò che questo significa, la dizione di Tronti non è mia, senza lotta di classe, e quindi ovviamente collocare dentro qua la metamorfosi del sindacato, ovviamente, e quindi porre il problema su qual è il ruolo della rappresentanza e dei conflitti rispetto a questo. Comunque, ragionando con Tronti, Tronti mi dava atto che rispetto alla dinamica operaia e capitale, con il capitalismo molecolare io ho inseguito la scomposizione della classe operaia dentro il capitalismo molecolare. Tanto per capirci, il capitalismo molecolare è quel modello per cui noi abbiamo in questo paese e soprattutto in questo territorio i numeri non sono questi, ma in questo paese abbiamo 6 milioni di capitalisti molecolari, 6 milioni di una dimensione di piccole imprese, che voi sapete sono il 99% del nostro tessuto produttivo dal punto di vista numerico e quantitativo rispetto a questo. Ovviamente con tutte le varianti di quali ci sono l'addizione di piccole imprese, medie imprese o grandi imprese da parte della Commissione per entrare in Europa, però questa è la situazione. E partendo da qua, io credo che la prima metamorfosi su cui dobbiamo ragionare, e guardate che le introduzioni teoriche sono poche, sono due o tre punti, poi arriviamo alla dimensione del territorio, è che a mio parere bisogna capire il salto di paradigma che è avvenuto dal Novecento al nuovo secolo e quanto questo salto di paradigma riguardi la dimensione del fare sindacato, la dimensione della rappresentanza, e riguarda anche gli scenari che ci sono appena stati descritti. Allora, primo salto di paradigma, di cui siamo tutti figli, e se posso dire senza ironia, il sindacato è figlio del paradigma del Novecento, che era fondamentalmente un paradigma basato su un concetto che io adesso elenco in maniera elementare: da una parte il capitale, intendendosi per capitale la dimensione finanziaria, manifatturiera, produttiva, eccetera, il capitale,
Cerfeda ci ha appena fatto uno scenario del capitale e delle sue dinamiche nella dimensione internazionale, il capitale, dall'altra parte il lavoro, e dentro questa parola chiave ovviamente si includeva anche la nebulosa degli ultimi e degli emarginati, e in mezzo la statualità. Il paradigma del Novecento è questo. E a secondo del conflitto democratico tra capitale e lavoro, e quando dico statualità intendo dire far discendere giù per i rami la dimensione della regione, delle province, degli enti locali rispetto a questo, il problema era che a secondo della dialettica tra capitale e lavoro, i soggetti di rappresentanza e i soggetti politici che facevano riferimento alle due polarità usavano la dimensione della statualità come, virgolette, ammortizzatore e regolatore rispetto a questo. Lo scenario che Cerfeda ci ha appena mostrato, ad esempio, fa emergere alcune strategie neo-keynesiane da parte degli States, da parte di Obama, tanto per essere chiari, e alcune strategie liberiste in altre situazioni. Questo è molto chiaro, la sua relazione lo dice molto chiaramente. Devo dire, sempre pensando ai vecchi seminari, la questione internazionale dei nostri compiti, devo dire che qualcosa è cambiato, nel senso che quando si usava questa categoria allora il problema era il Vietnam, oggi come oggi il problema è che Obama è un punto di riferimento della relazione di Cerfeda, l'avrete capito, dice quelle strategie sono strategie che sono entrate dentro la metamorfosi della crisi con più efficacia delle strategie puramente liberiste e non regolamentate che attualmente abbiamo in Europa. Esatto. Detto fuori, dei, esatto. Cioè, fuori la sostanza del problema è questo ovviamente, no? E quindi permettetemi l'ironia, no? Una volta invece la questione internazionale dei nostri compiti era, virgolette, l'imperialismo americano, no? sempre per capire, insomma, no? Per capirci come la storia si evolve. Comunque, capitale e lavoro è stato in mezzo. La vostra funzione era, ed è una funzione fondamentale, dentro questa categoria qua. Voi siete, virgolette, i rappresentanti del lavoro. Ci sono problematiche aperte, di cui discuteremo in chiusura della mia relazione, che ovviamente non siete più gli unici soggetti che rappresentano i lavori. Problematica aperta rispetto a questo. Però questo è il quadro. Io ci aggiungo e vi invito a riflettere su un altro paradigma, che è quello che spiega lo scenario di Walter Cerfeda. Ed è il paradigma con cui abbiamo dovuto a che fare, o che almeno io applico, nella transizione a scavallo del secolo. Il paradigma è che noi oggi non dobbiamo più ragionare solo in termini di flussi di capitale, lavoro e stato in mezzo, ma dobbiamo ragionare in termini di flussi che impattano nei luoghi, li cambiano antropologicamente, culturalmente, economicamente, eccetera, e in mezzo riappare una dimensione geopolitica e geoeconomica di ridisegno degli equilibri territoriali, che sono lo scenario che Walter vi ha descritto all'inizio, che ci circonda in termini di fibrillazioni che vanno dalla Libia a Gaza all'Ucraina al referendum scozzese, vedete, no? Che circonda questa dimensione europea, ma che denota una fibrillazione geoeconomica e geopolitica ad alto rischio, ad alto conflitto. Se dovessi usare la parola pesante del Papa, direi che siamo in presenza di una guerra mondiale molecolare, dando definizione a quello che lui diceva, una guerra mondiale spezzettata, ovviamente che gli deriva dal fatto che non ha la padronanza del linguaggio italico che noi abbiamo, cioè guerra mondiale molecolare. E quindi dico subito, apro una parentesi e la chiudo, che il problema dopo la relazione di Cerfeda non è quello di pensare che andiamo alla guerra mondiale già c'è,
e in questa dimensione di molecolarità dei conflitti geoeconomici e geopolitici che ci circonda rispetto a questo. E ovviamente, se vogliamo essere un po' più raffinati ancora, la guerra mondiale oggi nei fatti, una delle molecolarità della guerra mondiale sono le guerre mondiali finanziarie, quando a un certo punto ti azzerano e ti mettono in default e dentro le nuove forme della guerra, sono queste rispetto a questo scenario. Ma se sono i flussi, allora, primo dato, la finanza è un flusso. E lo dico, sempre riallacciandomi alla relazione precedente, perché non so se l'avete capito, ma Cerfede aveva detto che nei prossimi mesi o voi avrete capacità di negoziare con la finanza, col flusso finanziario, o altrimenti la vostra contrattazione territoriale non varrà più niente. Detto fuori dai denti, Cerfede aveva detto che rispetto ai 75 miliardi che è auspicabile che entrano in circolo nella dimensione territoriale del sistema paese, la crisi della Banca delle Marche vi riguarda molto profondamente. Vi riguarda molto profondamente e mi interrogerei, se fossi nella metamorfosi del sindacato, la vostra capacità di contrattare con alcuni big players che si chiamano Unicredit, Banca Intesa, eccetera, eccetera, rispetto a tutta una serie di scenari che circondano questo territorio. Ma la finanza è un flusso, e l'abbiamo capito, perché qui ci siamo arrivati tutti, anche chi non ci credeva, che quando abbiamo visto gli scatoloni che uscivano dalla Lehman Brothers 2008, abbiamo capito subito che 15 giorni dopo sono cambiati i tassi e i mutui anche delle banche di credito cooperativo, delle nostre dimensioni finanziarie. Quindi la finanza è un flusso che impatta sul territorio con due valenze. Una valenza che crea il default argentino, perfetto, e sono i flussi ampli da questo punto di vista, ma una valenza di impatto dentro la dimensione territoriale. Quindi, rispetto al paradigma precedente, la questione finanziaria è una questione che ci riguarda. La finanziarizzazione dell'economia, la finanziarizzazione della vita quotidiana, non è un'astrazione macroeconomica, è una questione anche microeconomica di territorio. E quindi, cosa strana da indicare nella metamorfosi del sindacato, date un'occhiata attenta a come si muovono le vostre, virgolette, fondazioni bancarie, dove avete dentro un po' di notabilato che gioca, che si muove, eccetera, eccetera, le aggregazioni. Le banche si sono sollevate dal territorio. Perché quei 75 miliardi? Non saranno in grado di utilizzarle tutte le banche, ma ci sarà quell'elenco che Cerfede vi ha fatto. E va detto che ci sono alcune banche che hanno la certificazione per poter far questo. E quindi, quando voi seguite una crisi industriale, l'attenzione a questi meccanismi e la conoscenza di questo è fondamentale. La finanza è un flusso. Due, le transnazionali sono un flusso. E lì vi faccio due esempi che vi riguardano. Uno riguarda il dibattito che farete domani con Landini, ma l'altro riguarda voi direttamente. Che cosa è cambiato? Perché io uso il termine, ai tempi della questione internazionale, i nostri compiti avremmo discusso di multinazionali. Oggi usiamo il termine transnazionali.
Allora, due esempi. La Fiat, tema importantissimo dal punto di vista di Tronti, operaio capitale, il fordismo, operaio capitale nasce lì, nasce dentro l'operaio massa la Fiat, Tronti, da questo punto di vista, la Fiat per il nostro capitalismo, oggi come oggi, non è più la fabbrica italiana automobili Torino. È un flusso finanziario in primo luogo, che parte da Detroit, dentro la ristrutturazione keynesiana del modello produttivo americano, Chrysler, Fiat, che sorvola i territori e decide dove atterrare in base a principi localizzativi di convenienza, rispetto al quale noi siamo in concorrenza e voi siete in mezzo, voi Marche, tra la Serbia e Pomigliano e Mirafiori. Voi sapete che la 500 si fa in Serbia, ok? No. Cioè, questo è il punto. Ma se la Fiat vi sembra lontana perché non avete mai negoziato, il caso che per voi è la fine di un'epoca, o almeno per me come lettura sociopolitica ed economica, il caso Merloni è emblematico. Whirlpool, Indesit e il dibattito precedente sulla delocalizzazione in Polonia dimostra che quello che era stato il cuore del vostro modello, che era nella cultura di Merloni la tana del lupo di una multinazionale tascabile, tana del lupo di una multinazionale tascabile, la tana del lupo era Fabriano, con tutto il suo indotto e il suo circolo, tana del lupo di una multinazionale tascabile, che partendo da quel territorio andava e tornava, multinazionale tascabile in questo senso, no? Ha perso a fronte del ridisegno transnazionale del ciclo del bianco. E oggi come oggi, il ragionamento vostro, ciò che resterà dalla Merloni dipende dalla negoziazione con una logica transnazionale, non più con una logica della tana del lupo. E vedremo come, vedremo dopo, questo salto di paradigma ha delle implicazioni molto più ampie, perché, lo cito solo adesso ma lo riprendo dopo, in quel modello produttivo della multinazionale tascabile era compatibile la logica del metal mezzadro di Giorgio Foà, che voi conoscete benissimo perché è la vostra antropologia. Voi non siete mai stati un sindacato fordista, il fordismo stava a Torino, stava nell'operaio massa, dequalificato. Voi eravate e siete il sindacato del metal mezzadro, un tantinello schizofrenico, un po' operaio, un po' contadino, un po' comunitario e un po' tutta una serie di cose di cui parleremo dopo. Questo è il punto e il nodo di perché la relazione di Cerfeda ha implicazioni dirette col territorio, il racconto del territorio. Le migrazioni sono un flusso. E qui rimando al grande tema che vi attraversa, di come fare rappresentanza dei nuovi soggetti. Giovanni Arrighi, che è stato mio professore a Trento, adesso non c'è più, è morto, ma in uno dei suoi ultimi scritti diceva che il problema non è più solo riassumibile in una domanda: dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei. Oggi ci devi perlomeno aggiungere, per capire le dinamiche, dimmi di che genere sei, genere femminile o maschile, e dimmi di che etnia sei, rispetto a tutta una serie di processi di rappresentanza.
la faccio breve, ma il processo migratorio e la rappresentazione di una composizione sociale mutata vi riguarda. Anche perché, se non vogliamo essere buonisti, sappiamo benissimo che questo provoca conflitto nell'orizzontalità di classe, come l'ha provocato il problema tra voi e i polacchi, quando la Merloni voleva spostare in Polonia un ciclo produttivo, e come la produce rispetto al discorso tra voi e i varesini, pensa un attimo, arriviamo proprio rispetto alla Whirlpool, siamo d'accordo? Dice, ma quanto rimarrà a Varese e quanto rimarrà a Fabriano? Punto di domanda. Rispetto a questo, problema che vi riguarda, ok? Vedete come tutto si scompone, ma poi i nodi arrivano dentro la materialità dei processi, dentro le cose. Come sono un flusso le internet company, che non ci interessano solo dal punto di vista Google, no, nuovo modo di produrre, cioè le reti, eccetera. Ci interessa, da un altro punto di vista, interessa il sindacato, perché quell'universo produttivo, che fa parte del capitalismo delle reti, su cui dopo torno, ha delle implicazioni perché ha creato una nuova composizione sociale, a volte irriducibile al sindacato. Sto parlando degli smanettoni, i creativi, i comunicatori, eccetera. Se volete, per capirci, le famose partite IVA che vengono usate come un cuneo, io non sono d'accordo, per disarticolare la vostra rappresentanza. Con grande maestria, populistica oserei dire, in camicia bianca, se qualcuno non ha ancora capito a cosa alludo. Il problema non è contrapporre gli smanettoni agli operai, il problema è capire come si rimette assieme questa composizione sociale. Ma, come vedete, è una composizione sociale ipermoderna provocata da un salto di paradigma, dentro il quale l'equilibrio tra economia dei servizi, poi ho finito sugli esempi, ed economia manifatturiera è complessa. E a voi questa cosa vi interessa perché quanto conta il turismo e la manutenzione del territorio nelle vostre dinamiche? Punto di domanda. Quindi, salto di paradigma. Quindi l'invito che io vi faccio a conclusione di questo primo ragionamento, che è partito da Tronti, la Fiat, Fordismo, a conclusione della metamorfosi dal Fordismo al post-Fordismo, l'invito che vi faccio è che voi dovete avere la capacità di essere schizofrenici o sincretici, se la schizofrenia non vi piace. Lo siete già, dice, inevitabilmente lo siete. Come lo è chiunque fa ricerca in questo momento, perché dovete tenere assieme, essendosi rotto l'equilibrio del metal mezzadro che lo teneva assieme in un'antropologia, dovete tenere assieme ciò che resta del fordismo, ciò che resta della tana del lupo, ciò che resta della Indesit rispetto ai flussi, rispetto ai grandi cambiamenti, con la nuova composizione sociale che viene avanti e i nuovi modelli produttivi. Con in più un'aggiunta, che tutto questo, con almeno un secolo di ritardo, ha fatto venir meno il modello napoleonico. Mi spiego. Cioè, il capitale, lavoro, stato in mezzo, virgolette, e nazioni, ovviamente, vengono dalla Rivoluzione Francese e da Napoleone, che è il modello a cui abbiamo fatto riferimento. In nome delle nazioni abbiamo combattuto le guerre mondiali, cioè, perfetto, ma per farle in breve, le cose che ci riguardano. Il modello napoleonico è quello per cui il modello napoleon fordista è quello per cui voi siete ancora organizzati dentro il salto di paradigma per dimensioni che non sono più.
province e, altro modello, le canne d'organo del fordismo, che sono le corporazioni dei lavori. Voi siete organizzati così. C'è la segretaria di Ancona, della provincia d'Ancona, della CGIL. C'è la segretaria, perché dico, cito voi perché me ne sono state presentate, è la segretaria di Pesaro, perfetto. Domanda, non voglio abolire il loro ruolo. Vi state interrogando sul fatto che la dimensione amministrativa e di spazio temporale su cui siete cresciuti nel Novecento non è più. No, dibattito che ha delle implicazioni, scusate, lo vedremo dopo, anche rispetto al tema di cui non ho cultura, ma della contrattazione. Ed entra dentro un'altra ferita che riguarda il mondo sindacale, no? Contrattazione nazionale, territoriale, aziendale, ragazzi. Ma sono contraddizioni vere, non è uno scatto, una diatriba tra voi e la CISL, capite? Almeno io non la leggo così, la leggo come un processo che sta nei fatti, nella sostanza. Come non leggo, sempre per mettere le mani nel piatto, essendo fuori posso permettermelo, credo, ecco, e non è un problema di scegliere tra la Camusso e Landini, ci siamo capiti, è un problema delle canne d'organo e delle sue forme di rappresentanza. Questo è il punto. Il conflitto è quello lì, che è un conflitto vero. Non è un problema di potere solo. Il problema di potere, come sempre, hanno dietro processi reali. E quindi la prima transizione, la prima metamorfosi dal fordismo al post-fordismo rimanda a due questioni che bisogna essere contemporaneamente schizofrenici da una parte, ma anche avere la capacità di capire cos'è il glocal, cioè quello che dal globale arriva nel locale, ma nello stesso tempo essere anche globalisti, neologismi sociologici tremendi, cioè essere in grado di andare dal locale al globale, perché quei flussi marchi e Russia, di cui citati da Cerveda, vi interessano o no? Non c'è dubbio che vi interessano. Quei flussi America, Germania e Russia della competitività delle imprese locali vi interessa. Quindi dovete avere la capacità di capire cosa dal global arriva nel local e cosa dal local va nel global e torna. Questo è il punto, quindi questa è la prima metamorfosi. Ma questa metamorfosi dal fordismo al post-fordismo vi riguarda ancora di più, perché voi forse non ne avete avuto contezza, ma dal punto di vista nostro, degli studiosi delle dinamiche socio-economiche territoriali, voi siete stati e siete ancora il laboratorio del post-fordismo, non del fordismo. Si potrebbe dire schematicamente che il fordismo ha seguito la via tirrenica sul polo Torino, Genova, Iri, Roma, Iri, Bagnoli e intervento straordinario nel Mezzogiorno con il decentramento delle grandi imprese, in cui la tragedia di Taranto è la fine definitiva di quel modello, e invece, come ha rivelato un vostro conterraneo che è un grande punto di riferimento, voi siete il laboratorio del modello NEC, Nord-Est Centro, definizione di Giorgio Fuà. Che
c'è l'asse Adriatico. Che è quel modello per cui negli anni 70 la dimensione della grande impresa fordista, che noi non abbiamo mai avuto nella dimensione tedesca, tanto per capirci, non siamo mai stati un capitalismo renano, lo dirò dopo, anche se abbiamo un impianto sindacale statuale renano. Noi siamo, da questo punto di vista, assurdi, siamo renani con l'impianto sindacale statuale e invece siamo postfordisti dal punto di vista delle dinamiche. Il postfordismo, o il capitalismo molecolare, è quello che è partito dalla dimensione territoriale, imprenditoriale, fondamentalmente dall'evoluzione della cultura della mezzadria. Se voi prendete l'Italia della mezzadria e la sovrapponete all'Italia dei distretti produttivi e del capitalismo molecolare, avrete la mappa che coincide. Dove c'era il latifondo, i distretti industriali non sono venuti avanti, sono stati un artificio. Che è quel modello basato sulla piccola impresa che aveva come punto di riferimento la comunità locale, le 3C. E le 3C erano, ce n'era anche una quarta, è un po' volgare quindi ditela voi, ma le 3C erano campanile, comunità, capannone. Lo sono ancora, eh? E quel modello per cui voi meno di altri, ma ci siamo magnati metà del territorio, cioè, e anche da voi avete mantenuto i borghi, ma basta andare nei borghi e guardare in giù, c'è il capannone che è il vero simbolo di quel modello industriale. E la comunità era la comunità locale rispetto a questo. Che ha sviluppato nelle Marche, nell'Emilia, nel Nord-Est, ed è il modello che ha prodotto la tenuta del sistema produttivo nella transizione. Ecco. Io sostengo, e questo è un punto, che guardando il modello fordista voi avete la crisi della tana del lupo e della multinazionale tascabile, ma guardate che l'altro problema che avete davanti è che quel modello che io, Derita, Giorgio Fuà, Beccattini, ok, perfetto, abbiamo raccontato, non ce la fa più. Cioè anche il modello basato semplicemente su capannone, comunità e campanile è un modello che ancor prima dei numeri dell'impresa è una crisi antropologica. Io inizio il mio libro sul capitalismo infinito citando il suicidio di un mio amico imprenditore con cui avevo fatto i patti territoriali per lo sviluppo, che erano fondamentalmente mettere assieme le forze sociali per fare sviluppo economico dentro l'economia diffusa. E dico nel libro che quel suicidio vale dal punto di vista emblematico le mobilitazioni che noi facciamo giustamente per i morti sul lavoro.
perché si arriva a quel gesto estremo? Perché sono in crisi gli elementi di fondo su cui si basava la proliferazione di quel modello, che era ovviamente la famiglia, l'eredità, la trasmissione dell'impresa e i saperi. Cioè, l'interrogativo è: bastano ancora i saperi contestuali degli scarpari, virgolette? Adesso cito, ma ci capiamo, no? O in quella merce va incorporato un di più, virgolette, per reggere la competizione internazionale? Valgono ancora i saperi contestuali del distretto del legno mobilio di Pesaro, o dentro questo il rapporto tra questo e il design e le reti lunghe è un problema aperto? Tanto per citare casi territoriali che vi riguardano. Ma soprattutto, litigando un po' con De Rita, io sostengo e gli dico: ma guarda che c'è una dimensione antropologica che non funziona più in questo modello, perché quando ogni due giorni dobbiamo occuparci del femminicidio dentro la crisi delle forme di convivenza, vuol dire che quel nucleo di fondo che era riproduttivo, perché dietro ognuna di quelle imprese c'è una famiglia, e scusate, le uso come casi emblematici, senza con tutto il rispetto umano che va fatto in questo caso, no? Ma la dimensione della crisi della famiglia Merloni, ci siamo capiti, è emblematica come fine antropologica di una capacità. Mi tremano i polsi se penso a quello che sta succedendo, però ho fatto la similitudine tra guerra che era qui, che poi è andato a virgolette Belluno, anche lì, cioè capisci, quando il meccanismo dell'eredità imprenditoriale eccetera non funziona e non va, c'è qualcosa che non va, è chiaro rispetto a questo? Perché quel capitalismo, virgolette, familiare, che molto spesso i soloni della grande impresa dicono che è una roba, cioè, che è il tessuto che riproduceva la capacità di impresa. E sapete benissimo che il problema della trasmissione dell'eredità imprenditoriale nelle piccole imprese e la proliferazione è un problema drammatico. Come sapete anche che antropologicamente non c'è più questa dimensione proliferante rispetto a questa, è uno dei grandi problemi. Quindi dicendo quali sono i problemi del capitalismo finito che mi preoccupano, e quindi qui altro che speranza, addirittura io sto affondando nell'antropologia rispetto allo scenario, dice, ma come, se questo è lo scenario poi si arriva sul territorio, però non c'è dubbio che voi dovete partire dalla crisi del modello fordista e crisi della tana del lupo e della multinazionale tascabile e crisi del capitalismo molecolare diffuso. E lo dico sempre a spacca, è inutile che voi continuate a dire che siete la regione a più alto tasso manifatturiero d'Italia, è vero, il vero problema è come mantenerlo, questo è il punto nodale, questo è il nodo, come mantenere questa percentuale, ed è qui che dobbiamo ragionare sull'uscita rispetto a questo. E quindi appare una dimensione del capitalismo italico in cui la prima cosa da capire, e per agganciarmi al ragionamento che faceva Walter prima, la prima cosa che a mio parere dobbiamo capire nel salto di paradigma, in primo luogo vi inviterei a riflettere che esistono più capitalismi, non il capitalismo, perché la relazione di Walter può sembrare che esiste il mostro che tutto governa, no? E che ovviamente
tutto tiene, o anche della mia relazione sui flussi, può sembrare che esiste una dimensione dei flussi rispetto al quale noi siamo impotenti, no? È chiaro? E invece no. Perché solo per rimanere in Europa esistono 4-5 tipologie di capitalismo. Esiste un primo capitalismo che è il capitalismo anglosassone, che ha una sua cultura, che sta dentro i dibattiti e gli scontri in commissione. Chiaro? Che sostiene che l'impresa è una molecola del capitale, cioè quello che conta è la finanziarizzazione e la borsa. Uno guarda sta roba e dice, beh, noi siamo una ciofega, perché voi sapete benissimo che una delle critiche che ci fanno è che le nostre imprese sono poco quotate in borsa, finanza, eccetera, eccetera. Vero, eh? Però il vero problema è la finanza. Tant'è vero che nell'ultimo ventennio ci hanno rotto le scatole dalla mattina alla sera dicendo che il nostro punto di riferimento era guardare non cosa avveniva, come diceva Tronti, alla Fiat di Torino, ma cosa avveniva alla Borsa di Londra, ok? Tant'è vero che poi da lì abbiamo visto venire avanti la Lehman Brothers e tutto quanto, ok? Cioè, capitalismo anglosassone che ha una sua deriva finanziaria, che è ben stata tratteggiata nella relazione di prima. Poi c'è il capitalismo renano, che chiunque fa sindacato ha molta nostalgia di quel modello, perché che è il modello tedesco, per capirci, che fondamentalmente c'ha dietro una cultura che assomiglia un po' alla tana del lupo, ma però che è tutt'altra roba, cioè che il vero problema è la cogestione, grande impresa, grande banca, grande sindacato, cogestione al vertice, adesso io schematizzo, Tant'è vero che siamo qui a discutere se il Job Act o l'Aristotle deve punto di riferimento è il modello tedesco, che ha avuto una capacità di far evolvere il fordismo dentro la globalizzazione con quei tassi di 40% di esportazione delle imprese fordiste. Ma quello che molto spesso si dice poco è che la Volkswagen è una fondazione dentro il quale, nei cui vertici ci stanno sindacati, i land, ok? Però insomma, il capitalismo renano, non siamo il capitalismo renano, anche se ci piacerebbe molto avere un capitalismo di questo genere in cui discutere, ragionare, eccetera, eccetera. Poi magari non ci piacciono altre cose, però è chiaro? Non siamo nemmeno il capitalismo dei cugini francesi, caratterizzato da un'efficienza una volta e da una capacità della statualità e dell'intervento statale in economia. In Italia avviene il contrario, se c'è un intervento statale in economia dopo 3 anni siete pur sicuri che è fallito, mentre invece in Francia questa capacità c'è, l'Airbus, cioè no, i campioni europei che si contrapponevano al Boeing in americano, è un modello di capitalismo alla francese. Quarto punto, non siamo nemmeno il capitalismo anseatico, che è quello di cui il mio collega Giavazzi rompe le scatole ogni volta sul Corriere della Sera paragonando, dice, a quello che era Danimarca, no? Diciamo, che è quello che va dalle Fiandre su verso la Finlandia, che se vogliamo capire nel cui il modello vero è la Nokia, oppure regolamentazione del part time del lavoro femminile eccellenti, socialdemocrazie dispiegate. Noi siamo, dibattito aperto, il capitalismo di territorio. Noi siamo il capitalismo di territorio, che non è
qui vale proprio la pena dire last but not least, cioè, l'ho citato per ultimo, non è l'ultimo, è un modello. Noi siamo il capitalismo di territorio. Caratterizzato da, schematicamente, ai vertici il tema centrale diventa il capitalismo delle reti. Cioè, ai vertici del nostro capitalismo non ci sono più le imprese fordiste. L'avessimo detto 20 anni fa, mettevi la Fiat, la Pirelli, eccetera, ok? I vertici del nostro capitalismo è fatto di capitalismo delle reti. Lo cito, sono due grandi banche, Unicredit e Intesa, che assieme fanno 320.000 addetti, ovviamente nella dimensione europea sono globalizzate, che se uno guarda con nostalgia sono più o meno quelli che faceva la Fiat un tempo, quando nel massimo è il fordismo, ok? Le ferrovie dello Stato, che dibattito che vi riguarda, in competizione con NTV, vi riguarda questo dibattito? Sì, no? Con, come si chiama, Italo, quella è una rete, capitalismo delle reti, Telecom, Poste Italiane, se vedete sono tutti quei gruppi che voi avete visto in gioco nella questione dell'Italia, ad esempio. Leni, l'Enel, questo è. Ma il capitalismo delle reti è fondamentale nella competizione globale rispetto allo scenario che ha fatto prima lui. Poi abbiamo ovviamente ciò che resta del fordismo, la Fiat, la Pirelli, ciò che resta dell'IRI, Finmeccanica, Ansaldo, ok? Che vi riguardano anche questo, perché poi ci sono problemi che riguardano la portualità, è chiaro, no? Tutte queste cose qua. Ciò che resta del fordismo. Poi noi abbiamo un tessuto di 4.000 medie imprese, che sono l'ossatura del capitalismo italiano, che sono quelli per cui non siamo falliti dal punto di vista manifatturiero, che competono nell'internazionalizzazione. Tanto per capirci, ne cito solo due, qui si potrebbe fare l'elenco, ecco, Della Valle, Elica, andiamo avanti, ecco, voi fate Guzzini, fatevi l'elenco delle medie imprese competitive che sono cresciute, attenzione, verticalizzando i distretti. Il loro humus stava dentro i 6 milioni di capitalisti molecolari. Quindi 4.000 medie imprese che insistono su 6 milioni di capitalisti molecolari, che è il tessuto delle imprese diffuse, delle piccole imprese, in rete con le medie imprese. In quei 6 milioni di capitalisti molecolari, attenzione, che è una nebulosa, c'è di tutto, perché ci sono ovviamente un settore manifatturiero, c'è il settore del commercio, dei servizi, eccetera, ci sono le partite IVA, ci sono gli smanettoni, e ultimo punto che diventerà importante nei prossimi mesi, un rapporto problematico e ambiguo che solo nel capitalismo del territorio c'è,
tra economia informale ed economia illegale. Qui mi permetto di fare una sottolineatura, perché nei prossimi mesi mi par già di sentirvi che giustamente anch'io ironizzo quando lui mi dice il PIL migliorerà, tra un po' ci sarà messo dentro traffico d'armi, droga, prostituzione e migliora. Attenzione, l'economia informale non è tutta economia illegale. L'economia informale nel vostro territorio è quella che parte dalla spiaggia di Porto San Giorgio, sto dicendo dalla gestione della spiaggia di Porto San Giorgio, va su via via e arriva al sommerso, alle piccole imprese, eccetera. Quindi attenzione su questo, perché una cosa è l'economia informale e parte del sommerso, dentro il quale si sono rifugiati molti delle piccole imprese in difficoltà, che alimenta ovviamente problemi che vi riguardano, lavoro nero, eccetera, eccetera, non c'è dubbio, ma altra cosa è l'economia illegale. Il problema è che questo scenario, dentro il salto di paradigma, ha disegnato piattaforme territoriali che competono nella globalizzazione. Questo schematico quadro del capitalismo italico precipita non più come un tempo nei distretti produttivi e in alcune isole fordiste, ma in piattaforme territoriali. E voi siete una di queste piattaforme strategiche, siete il baricentro di una di queste piattaforme. Nel libro le ho disegnate rispetto, e ognuna di queste piattaforme reagisce alla crisi e si riposiziona in quello scacchiere che disegnava prima Cerfeda. Per capirci, cito solo i numeri emblematici di una piattaforma produttiva di cui ho i numeri a dettaglio, di questa non li ho, ma è facile procurarseli. Se io penso alla Pedemontana Lombarda, nella Pedemontana Lombarda ci sono, punto primo, tutte le tipologie di imprese, chimica, metalmeccanica, gomma, plastica, tutto, ok? Ci sono mezzo milione di imprese, ma nel mezzo milione di imprese ci metto anche gli ipermercati, gli outlet, mi capite? Ci metto piattaforma produttiva, che io chiamo la città infinita, mezzo milione di imprese, 1,5 milioni di addetti, se qualcuno ha nostalgia della classe operaia la deve andare a cercare lì, impresa per impresa, ma non è, ma una classe operaia mutata, che compete nella globalizzazione. Ovviamente per competere richiede servizi, reti, banche, mi capite? Richiede queste cose. Come voi siete qui a discutere se vi serve o meno il quadrilatero rispetto alla piattaforma produttiva? Se vi serve o meno l'alta velocità che arriva o meno, che si fermi ad Ancona, rispetto alla piattaforma produttiva. Il rapporto col capitalismo delle reti è questo. Come tra un po' vi interrogerete o meno, se deve arrivare l'Eni a continuare le trivellazioni in Adriatico oppure no, perché questo è lo scenario. Appena approvati, di nuovo gli hanno dato. E sarete coinvolti in questo po' di questioni, strattonati da una parte dagli industrialisti e dall'altra parte dagli ambientalisti. Se non volete fare la fine della TAV, dovrete avere una posizione rispetto a queste cose. O quella del TAP, che è la pipeline che dovrebbe passare da qua, ok? Vedete come il discorso precipita poi in una dimensione di territorio. E voi siete l'architrave di una piattaforma produttiva che si chiama la città adriatica.
città Adriatica, che io chiamo la città Adriatica, ma insomma, siamo capiti? Che è quella che inizia sotto Venezia, dal punto di vista cioè, arriva giù e ha proliferato con interruzioni, perché cioè, ovviamente prima pensate, ad Ascoli Piceno c'era la cassa del Mezzogiorno e quindi avete una serie di imprese che sono arrivate lì nel modello fordista, che sono entrate in crisi e va. Fin dove arriva la città Adriatica? Ok? Quindi il vero problema è capire come si fa rappresentanza e scenari dentro una piattaforma produttiva, dentro il quale il sindacato dovrebbe avere la capacità di tenere assieme dalle cose altissime il rapporto col capitalismo delle reti, e quando dico capitalismo delle reti vuol dire la contrattazione col sistema bancario rispetto alla piattaforma produttiva dei 75 miliardi citati da lui. Quanti arrivano qua per rivitalizzare il capitalismo molecolare in crisi e questa roba qui? Dovrete tenere assieme il pubblico impiego e la sua ristrutturazione, le reti, la manifattura, la nuova composizione sociale. Questo è il punto, dentro la piattaforma produttiva. E quindi dico io, bisognerebbe avere anche la forza di fare contrattazione e negoziazione dentro la piattaforma produttiva. Assolutamente. Perché negoziare il tasso bancario, negoziare con l'ENI, lo puoi fare solo se sei dentro una piattaforma produttiva, se no che fai? Questo è il punto. Quindi un ragionamento su cosa significa essere un sindacato di piattaforma territoriale. Che non significa ovviamente rimandarvi al territorio del modello ottocentesco delle cooperative, eccetera. C'è dentro questa cultura ovviamente, ma c'è dentro una cultura tutta ipermoderna dentro questo, perché è la modernità che è fatta da queste cose. E questo è ancora più necessario, vado verso la conclusione, sono 12:25. Questo è ancora più necessario perché se noi collochiamo questi ragionamenti dentro la seconda metamorfosi, che è la metamorfosi della crisi, e quindi le ideologie della crisi, perché non è vero che le ideologie non ci sono più. Non ci sono più le ideologie del Novecento, nei termini in cui le abbiamo conosciute noi, nei termini di quando ci riunivamo e dicevamo la situazione internazionale e i nostri compiti. Allora, la crisi in atto, in cui rimando agli scenari sempre di Walter rispetto ai macro scenari, nel micro, intendendo per micro l'antropologia del soggetto e noi, ci sono cinque ideologie con cui uno che fa il sindacato deve fare i conti. Prima ideologia, che vi tirerà per forza per la giacchetta, è quella sostenuta dal mio amico Serge Latouche, che dice Latouche, il capitalismo ha finito nella sua logica di crescita continuata e consumo eccetera, il problema è la decrescita felice, e ovviamente Latouche da questo punto di vista vi fa uno sgambetto della Madonna, perché dice ragazzi, piantatela di essere gli ultimi mammut che continuano a sostenere, alleandosi con i peggiori padroni di questo mondo, che il problema è l'industrializzazione, il produrre, cioè, finitela, siete un mammut, siete, il problema è la decrescita felice e uscire dalla logica della crescita, perché la crescita
ci ha portato, i ragionamenti sono gli stessi, a quello che ci ha detto Cerfeda. Chiaro? Dice, la Touche gli sottoscrive tutto questa roba lì, perché la crescita ci ha portato a sta roba qua. Io quando discuto con lui ho solo due argomentazioni che vi passo. La prima, molto tranchant, e gli dico, Serge, guarda che io la decrescita oggi vedo una recessione infelice e poca decrescita felice oggi. La questione è questa. Ma soprattutto l'ho vista applicata una sola volta e mi tocco ancora oggi, perché l'ho vista applicata da un signore che si chiamava Pol Pot, che a un certo punto ha detto il modello imperialista americano dei consumi eccetera ha rovinato antropologicamente il mio popolo, cambio e torno a un modello di decrescita, ma quel modello lì ha prodotto sta roba che, cioè, e uno dice oh, e soprattutto gli dico, da difensore dei capitalisti molecolari, gli dico, vuoi fare la decrescita nella pedemontana lombarda o nella città adriatica? Mandi i carri armati e deporta metà degli artigiani e dei piccoli imprenditori che sono lì. L'unico modo per fare la decrescita. Voglio vederti a fare la decrescita con gli scarpari. Quelli fanno come i culacchi rispetto a Stalin, ci siamo capiti? No, non c'è dubbio. Dico, guarda che invece ovviamente tra l'elite radical chic la decrescita va bene, ma sono quelli che hanno il casale in Montefeltro e che poi vanno nel mondo e tornano lì. Cioè, però insomma, quando io poi faccio il dibattito in pubblico perdo io e vince lui, attenzione, è chiaro? Chiaro? Quando io vado al festival della letteratura di Mantova e faccio il dibattito con la Touche, quando io dico ste robe la sala dice mentre invece a lui il guru, tutti contenti, poi tornano a casa e hanno la recessione infelice, ma questo è un altro discorso. Però ve lo dico, perché questa ideologia, soprattutto in un territorio come questo, in cui la manutenzione del territorio, i borghi, i miei amici di Simbola, mi capite, che non sono lattusciani, però che dicono il modello di sviluppo, tutti quelli che vogliono la riscoperta delle caprette, l'agriturismo, una balla all'altra, c'è tutto bene, che sono l'esatto contrario del vostro industrialismo o dei vostri dipendenti pubblici o dei vostri pensionati, sono un punto. Quindi io consiglio leggere La decrescita felice, toccarsi e pensare che bisogna comunque avere a che fare con questo. Perché guardate che, ad esempio, quando io ho discusso con Landini, il tema della TAV rimanda anche a questo. Non è una cosa secondaria, il capitalismo delle reti, eccetera. Quando la trivellazione in Adriatico verrà avanti, che è stata deliberata dal governo, e sullo sblocco Italia, lo sblocco Italia ha sbloccato le trivellazioni in Adriatico e la trivellazione in Basilicata, ovviamente con logiche inappuntabili, dice abbiamo bisogno di energia, siamo vicino al fallimento e quindi, ma ovviamente ci sarà la falda adriatica, cioè, ragazzi, e qui verrete tirati per le giacchette, dovete ragionare su questo, perché è un'ideologia, ma è un'ideologia potente, millenaristica, che quando si ha paura dentro la crisi viene avanti, ok? Seconda ideologia, sempre alcuni miei amici radicali dicono chi se ne fotte del debito, mica l'abbiamo fatto noi, non lo riconosciamo e facciamo come l'Argentina, anzi questi miei amici con cui discuto dice vedi che bello, più si va in default e più vengono fuori quelle forme antiche di comunità, solidarietà, eccetera, che siamo a tal punto messi male che bisogna aiutarsi per sopravvivere. Io gli dico, ma cerchiamo di evitare, siccome ormai passato i 60 sono diventato un po' socialdemocratico, io dico, cerchiamo di evitare di arrivare lì, al comunitarismo dal basso, capisco tutto, ma il vero problema è che se non si riconosce il debito, altra grande questione che lui ha posto, chi paga di più? I soggetti più deboli o i soggetti più forti? I soggetti forti se ne fottono. Questo è il punto. E quindi questa questione del debito, interiorizzare il debito come questione è una questione problematica.
Perché vai tu a dire a un operaio licenziato in cassa integrazione che abbiamo il problema del debito, questo ti sfancula, scusate il termine, e ha ragione lui, gli rispondi, ma guarda che c'è il debito, mi ha detto Cerfeda che i parametri europei, questo qui ti guarda e dice ma poi andare a fanculo, è chiaro, ha questo, e ha ragione lui ovviamente, è chiaro, perché oltretutto il meccanismo è colpevolizzante, perché dice noi abbiamo creato il debito perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, e questo ti risponde avrai vissuto tu al di sopra delle tue possibilità, io no, non l'ho mai vista questa, è chiaro? Ecco, questo è il punto nodale, però noi sappiamo che quella contraddizione del debito dobbiamo assumerla, perché Cerfeda ci ha detto dal suo osservatorio europeo che ci tocca assumerla. Perché se non l'assumiamo appare una faccia ancora più brutta che si chiama troica. Chiaro? Perché poi questo è il punto vero. Però la questione è delicatissima. Che si collega alla terza ideologia, in cui, tanto per capirci, la somma rappresentazione era quel virgulto che si chiama Monti, ok? Che è quella che io chiamo la morfina tecnocratica. La morfina tecnocratica è quella roba che ci dice ma tranquilli, una botta di qua, una botta di là e si torna come prima. Non è vero. Sono quei meccanismi che giustamente Cerfeda ha messo in connessione, che separano la politica monetaria dalla politica economica. Questo è il punto. E il governo Monti è stato l'artefice di politiche monetarie senza politica economica. La morfina tecnocratica presuppone la leva delle politiche monetarie senza le politiche economiche. Per fortuna ci ha detto Cerfeda, c'è Obama. Siamo ridotti male, ma è così. È chiaro? E c'è la Fed che ha fatto sintesi tra politiche economiche e politiche monetarie in una logica neo-keynesiana. Questo. Sintesi del discorso. Esatto. Però l'ideologia morfina tecnocratica è questa. Rispetto a queste tre cose siamo messi su tutte e tre malissimo. Perché la TUS ci attacca a sinistra, gli economisti radicali giubbotte da sinistra e Monti ci attacca da destra, il sindacato in mezzo e piglia da botte da tutte le parti, ok? Sei d'accordo? La speranza. La speranza sta in una parola retorica che dobbiamo avere la capacità di scomporre e ricomporre. La parola retorica si chiama green economy, che rimanda a una politica economica possibile. Mi spiego, green economy significa una cosa molto semplice, il capitalismo che incorpora il concetto del limite, ma siccome nella storia non ho mai visto il capitalismo che incorpora un limite senza il conflitto, la capacità di sviluppare negli anni che verranno conflitti, uso questo termine, rivendicazioni territoriali eccetera, che siano in grado di far cambiare le politiche economiche e i modelli di sviluppo. Questo è il punto vero. Perché la green economy può essere delicatamente interpretata in due modi, perché green economy è un sincretismo, è un ossimoro, tiene assieme due cose che tendenzialmente non vanno d'accordo. Avete mai visto l'economia che è verde? No. Se io gli dico la mia mamma dice no, una cosa sono i verdi, una cosa sono... Anzi, tendenzialmente questo termine per la Touche è solo green, per le politiche monetarie è la finanziarizzazione dei beni comuni. 10 commodity, grandi transnazionali che controllano, grano, acqua, riso, l'ultima roba che va, virgolette, finanziarizzata.
quindi la green economy può essere anche la finanziarizzazione dei beni comuni. Per la Touche green significa decrescita serena, mentre invece per noi e voi da questo punto di vista siete un laboratorio, significa incorporare nel modello produttivo, ma voi queste cose le capite subito, perché, scusate, dov'è che è fallita la Merloni? È fallita perché il meccanismo di riproduzione continuata di lavatrici, frigoriferi, eccetera, si è fermato, adesso scusate, lo dico banalmente. E perché ovviamente bisogna fare innovazione di prodotto e di processo compatibile al nuovo ciclo. E il nuovo ciclo presuppone non più quella roba lì, ma un ciclo del freddo, eccetera, compatibile con il buco nell'ozono, ricerca, sviluppo. Significa sta roba qua, ovviamente. E anche gli scarpari l'hanno capito, che tu vendi le scarpe nella misura in cui ci metti dentro, virgolette, un'economia dell'esperienza, per cui io metto quelle scarpe perché quelle scarpe mi rimandano a un modello di vita, eccetera, di un certo tipo, è chiaro? E quindi il marketing, la pubblicità, eccetera, tutte queste robe qua. Okay. Ovviamente è una metamorfosi lunga che noi dobbiamo avere la capacità di accompagnare, di negoziare. E qui diventano concrete alcune parole d'ordine vostre che se no stanno sospese per aria. Perché quando voi andate a chiedere che l'impresa non licenzi perché deve fare innovazione, credo che volete dire questo: innovazione di prodotto, innovazione di processo dentro una metamorfosi dei modelli produttivi. Ovviamente non si fa green economy senza fare green society. E quindi anche un cambiamento degli stili di vita, dei modelli di consumo, eccetera. Non c'è dubbio che la metamorfosi è questa. Ma il grande cambiamento è questo qua. E quindi io auspico un sindacato, vado verso le conclusioni, territorializzato. Quando dico territorializzato intendo dire che abbia la dimensione delle piattaforme produttive, in grado di sviluppare il conflitto con la transizione del modello capitalistico, che non significa rivendicare il ritorno ai modelli precedenti, non ci sarà più. Alcune operazioni sono perse. Ma questo nelle punte alte della crisi è chiaro. Si può mica chiedere di tornare al modello produttivo dell'Ilva e dei Riva. Certamente bisogna fare in modo che il risanamento di quell'impresa necessario produca modelli di... Fondamentale anche perché io sono d'accordo che l'acciaio ci vuole per produrre le merci, eccetera. Non è che sono così anti-industrialista, anzi. E su questo voi avete molto da dire, perché il modello produttivo vostro permette di tenere assieme questi ragionamenti, perché il modello produttivo vostro ha in primo luogo una sua base territoriale precisa, questa piattaforma produttiva, dentro il quale il discorso della qualità della vita, del modello di sviluppo, eccetera, ha ancora tenuto rispetto a tanti ed ampi processi. E quindi, dal mio punto di vista, per arrivare verso le conclusioni, il problema non è più solo Giorgio Fuà e il metal mezzadro e Landini e l'industrializzazione
delle medie imprese o delle grandi imprese. Quei due modelli sono finiti. Il problema vostro, se dovessi fare un ragionamento, ripartirei da un altro vostro storico locale che è Anselmi, di cui riconsiglio a tutti la lettura dei suoi libri, che sono Storie di Adriatico. Se voi vi leggete e vi rileggete Anselmi, Anselmi ha ricostruito quell'intreccio complesso che nella piattaforma adriatica è avvenuto nei secoli di commercio, imprese, scambi, eccetera, che è la vera dimensione, virgolette, dell'apertura, del futuro, dentro il quale quindi terrei assieme il metal mezzadro, la comunità locale, i borghi, lo sviluppo turistico, le aree interne, eccetera, la manifattura, ciò che resta, le medie imprese, dentro un disegno di transizione e di metamorfosi, dentro il quale però il sindacato deve ricominciare a produrre, a produrre conflitto, ma conflitto rispetto a questi temi, non conflitto di pura resistenza e sopravvivenza. Questo è il nodo vero. Io non sono per un sindacato non conflittuale, anzi, un sindacato che individua le contraddizioni fondamentali della piattaforma territoriale delle reti, rivendica fino in fondo queste cose, negozia e contratta con le imprese l'incorporazione del capitalismo del limite dei modelli produttivi che vengono avanti, qualità del lavoro, eccetera, e riesce a fare un'altra operazione importantissima, mettendo assieme gli smanettoni e i capitalisti molecolari. Mi spiego. Il deficit dell'economia diffusa è che quel modello che vi ho raccontato prima, piccole imprese, eccetera, non tiene più perché i saperi contestuali non bastano più, vanno innovati. Allora, ad esempio, il vero problema è che solo le imprese che incorporano nuovo sapere, nuove competenze, riescono a fare la transizione, la metamorfosi che abbiamo detto. Ma quella metamorfosi nella zucca di chi sta? Sta nella zucca degli smanettoni, la nuova composizione sociale. Il problema è riuscire, e da una parte abbiamo i giovani disoccupati, che sono smanettoni su queste cose, e le imprese. Bisogna riuscire a fare politiche del lavoro che innescano processi di questo tipo. Queste sono le nuove, che sono poi le nuove stagioni dell'avviamento al lavoro, tutto questo, le cose che dovremo negoziare nei prossimi mesi. Con in più un ultimo dato. Il tutto sta avvenendo dentro un passaggio d'epoca sostenuto da quelli con le camicie bianche, rispetto al quale che è la delegittimazione e crisi della società intermedia. Non riuscirete a fare queste operazioni se non assumete questa contraddizione epocale come la contraddizione fondamentale. Allora, lungi da me, avrete capito con lo schema del mio ragionamento, difendere la società di mezzo del Novecento, quella che stava in mezzo tra capitale e lavoro. In mezzo tra capitale e lavoro c'era Confindustria, il sindacato, la CNA, la Confartigianato, le Coldiretti, ok? Che hanno prodotto delle segherie immense, che erano questi tavoli, la concertazione, eccetera, eccetera. Poi c'erano le camere di commercio, c'era un problema, facemo un tavolo, tutti intorno al tavolo, perfetto. Poi la concertazione, tutto quanto, camere di commercio, province, eccetera. Il vero problema che
attenzione, i sostenitori, quelli che non vogliono far sintesi tra politica monetaria e politica economica, dicono che basta avere un riferimento diretto tra chi governa e il popolo, e in mezzo niente. Io mi ritrovo in una situazione imbarazzante che vorrei spiegare anche a voi. Lungi da me l'idea che devo difendere Confcommercio, Camere di Commercio, so benissimo tutte le deficienze di questo modello, ma il vero problema è che sostengo che è necessario e vitale ricostruire società intermedie. Se non si ricostruisce società intermedia, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto di auspicare una politica monetaria che si unisce a una politica economica, partendo dal ragionamento di Walter Cerfeda, dal ragionamento mio, che è quello che dice sviluppate un tantinello di conflitto per introdurre il concetto del limite della metamorfosi dentro il modello produttivo, non verranno avanti. Quindi il vero problema è come si rifonda società intermedia. E qui la questione è fondamentale, rimanda la metamorfosi profonda del sindacato. Ma guardate che il problema è più che urgente, perché o vi rifondate o venite spazzati via. Questo è il punto vero nodale. In tempi ravvicinati. In tempi rapidissimi. Perché, ed ho finito, la lotta di classe viene dall'alto e purtroppo non più dal basso. Cioè la lotta di classe dall'alto che dice che devi, in un meccanismo populista di rapporto diretto tra leadership e popolo, e dentro questo voi sapete benissimo che non avete il consenso del populismo. Anzi, finisco, il vero problema è che se fate una battaglia difensiva venite paragonati alla casta. E quindi ci vuole una capacità di reinventare il proprio ruolo territoriale, la propria legittimazione. E in questo il vero problema, chiudo augurandovi di essere schizofrenici, come vi ho spiegato, e di essere visionari. Grazie. E Luna?